Giusto.
vicino lo. Si accalcano sul tavolo con antipasti che mettono di fronte ad ogni
Vostra Altezza. Svegli prima del solito oggi, fresca e pronta per la giornata. Alice è già nella stanza con aria ansiosa. Allora, cosa succede oggi? Credevo ci sarebbe stata una scaletta o qualcosa del genere. Ok, ok, vediamo. Beh, Rosetta pensa di andare a cavallo con il principe oggi. Ci sa andare? Beh, conosce la famiglia da molto tempo. Lei e il principe sono amici. Ciò significa questo tempo per imparare qualcosa che ti tornerà utile, ovvero forse dovresti allenarti con la spada, ma Ethan non ti aveva offerto delle lezioni, lo ha fatto, ma non voglio disturbarlo, sei occupato. Che cos'è questa esclamazione? Non hai scelta, Antonia, devi sapere come combattere con la spada per sopravvivere da queste parti, tanto vale imparare. Se riesci a trovare Ethan. Uscendo dalla tua stanza, vedi Ethan che si allontana dalla tua porta, fischiettando. Ehi, aspetta. Ethan sorride mentre gli va incontro. Di fretta. Ad essere sincera, speravo di trovarti. Ah, ti sono mancato. Sì, dai, mettiamo sì. Ovviamente, non è mai la stessa cosa senza di te, Ethan. È quello che voglio sentire. In realtà, avevo un favore da chiederti. Ricordi la tua offerta di darmi lezioni di combattimento con la spada? Credevo non me lo avresti mai chiesto. Quando possiamo iniziare? Che ne dici di adesso? Ti porto nel cortile.
famoso, suppongo, è importante. Davvero, devi cercare vantaggi strategici, specialmente perché sei la più svantaggiata. Ad esempio, non stare nel punto dove hai il sole in faccia. Wow, ora che ci penso, ha senso. Assicurati di essere sempre in vantaggio. E per quanto riguarda la tecnica, ci arriveremo. La pazienza è la chiave. Un'altra regola del combattimento con la spada. Qualcos'altro. Devi rimanere calma. Il panico ti manderà nel pallone. Posso provare ora? Ok, tieni d'occhio ciò che fai. Tieniti sulla difensiva. Non mi aiuterà a vincere. Non sei qui per vincere oggi. Hai prima bisogno di imparare a guardare. È così che iniziano tutti i maestri spadaccini. Ok, sono pronta. Con un movimento rapido, Ethan tira fuori la sua spada da dietro la schiena. Come reagisci? Attacca il suo petto scoperto, blocca la sua spada. Blocchiamo la sua spada. Ci vediamo nella prossima puntata con altri due.